Ciao ragazzi e bentornati con una nuova serie, questa volta dedicata al gioco horror chiamato Amnesia: The Dark Descent. Questo gioco è il singolo gioco horror che è stato definito da tutti quelli con cui ho parlato, che lo conoscono e che ci hanno giocato, come un gioco che te la fa fare addosso. Ho cercato per un paio di giorni qualche gioco nuovo da giocare, non so se avete visto, c'è Alien Breed ora sul canale, c'è anche Dead Space, Deadlight, e ora sto provando anche Amnesia. Non mi sono dimenticato di DayZ, semplicemente sto cercando un tantino di variare per dare a tutti quanti la possibilità di provare cose nuove. Amnesia è una nuova serie che vorrei fare. Fatemi sapere, dopo aver visto almeno i primi 3-4 episodi di Amnesia, ragazzi, perché li ho già giocati e sto registrando in post-produzione, vi posso garantire che l'inizio è molto misterioso. Non succede tantissimo subito, ma fa calare lo spettatore, quindi noi, nei panni del personaggio. E vi posso garantire che è un gioco che fa davvero tanta paura. Quindi pazientate, guardate. Sentite la storia e fatemi sapere cosa ne pensate. Altra piccola cosa, brevissima, volevo ringraziare Master Kill, il ragazzo che ha fatto il mio nuovo sfondo di YouTube, il nuovo template. Un ragazzo bravissimo sia con template YouTube che con grafica in generale, con intro 3D e quant'altro. Il suo canale è fra i consigliati e lo trovate alla destra in basso fra i canali consigliati nella mia home page. Andate a visitarlo, anche perché non si parla solo di grafica, ci sono un sacco di gameplay di Minecraft, Call of Duty, giochi di zombie, e vale la pena. Dunque, controllate il suo canale, abbonatevi, e grazie ancora a Master Kill per il lavoraccio che ha fatto gratuitamente, ragazzi, e si è offerto lui, è stato un ragazzo veramente corretto. Ora, dedichiamoci a Amnesia, e cominciamo a vedere di entrare nell'atmosfera. Don't forget, some things mustn't be forgotten. Shadow hunting me. Non dimenticare, certe cose non devono essere dimenticate, l'ombra che mi segue, eccetera, eccetera. Mi chiamo Daniel, vivo a Londra e a Mayfair, vive vicino. Vabbè, ci sono stato tante volte a Mayfair. Cosa ho fatto? È pazzesco. Non dimenticare, non dimenticare, devo fermarlo. Cancellare. Il mio nome è. Sono Daniel, già si è dimenticato il nome. Ok ragazzi, questo gioco dovrebbe, a detta di quasi tutti quelli con cui ho parlato, fare spaventare. Bullet? Com'è Amnesia? Fa paura? Ne sai niente? Tutti quanti mi dicono che te la fa fare in mano. Bene. Te la sei mai fatta in mano giocando ad Amnesia? No, non in mano. Ah, non in mano, però. Sulla sedia. Ok, perché Bullet ci ha già giocato. Allora, siamo appena nati. Ci guardiamo in Quindi quanto giro. hai? Ne manca Prima un anno, come cosa, fai qua? opzioni, opzioni, grafica. Mettiamolo ancora un tantino più scuro. No, non mettere troppo scuro che non si vede bene. No, è l'idea di fare spaventare, no? No, perché si vede più scuro di come lo vedi te nel video. Cioè, nel video si vede più scuro di come lo vedi Ok, vediamo, adesso è abbastanza scuro. Torna, esci. Ritorniamo qua in gioco. Allora, suggerimento: un promemoria è stato aggiornato, aggiunto al diario. Per un accesso veloce ai tuoi promemoria, premi il tasto M. Assicurati di controllare queste cose prima di non riuscire ad andare avanti. Quindi, col tasto M c'è un promemoria e ci darà delle linee guida. Segui la traccia liquida e trova nella sorgente. Ok, andiamo. Prima di tutto andiamo un po' indietro, perché la traccia liquida va verso di là, però qua c'è una stanza, voglio capire cosa c'è. Qua non c'è niente, c'è solamente un candelabro, questa porta è bloccata. No, non è bloccata, non la so aprire io. Ok, ecco. Aperto, qua scatola contiene l'esca e l'acciarino. Ok, dunque per accendere le cose.
da varie fonti. Di non usare troppo spesso perché c'è anche da tener conto a sanità mentale quel gioco. Ok, va bene, io già sono pazzo dalle gare. Sanità mentale, va bene, andiamo. Tu l'hai completata, Amnesia? Che bello, qua sta quasi cadendo. Ok, che bello. C'è un po' di vento. Finora tutto a posto, ragazzi, stiamo sopravvivendo. Vediamo di aprire. Si apre cliccando qualcosa con il mouse e trascinandolo come se fosse la mano. Ok, lasciamo qua aperto. Là vanno le tracce di questo sangue rosa. Hanno ferito una Barbie. Ecco, raccogliamo questo. Invece la scopa non si può fare niente. Non si può neanche pulire a terra. Ok, a posto. Veloci. L'atmosfera è parecchio cupa. Le scatole contenenti l'esca ci spiegano che servono per accendere le luci. Ok, qua c'è un abbiamo raccolto scatola con te l'esca. Si vede che la luce è importante perché già ce ne stanno facendo raccogliere parecchie. Quindi dovremmo usare queste cose parecchio. Qua seguiamo queste tracce. Andiamo avanti. Con lo shift sembra che si possa andare veloce, si possa non correre ma accelerare. Ragazzi, questi passi non sono i miei. E tutto sembra che si stia quasi stringendo. Oh, 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 oh. Che mi schiaccia se rimango ancora qua. Guarda che bello. Bello questo effetto. Hanno attinto, credo, un pochettino da Howard Phillips Lovecraft e Edgar Allan Poe. Ok, intanto non so se cade a terra il tipo. Non sta di certo bene. Vediamo qua che dice. Salute, va tutto bene. Chiarissimo. Sanità mentale. Meno male. Sta leccando il pavimento. Vediamo cosa c'è qua. Intanto una stanza con un quadro. Un po' di buio di nuovo. L'esca. Ok, andiamo. Si procede. Qua c'è un armadio, questo si può aprire a terra. È stato buttato a terra, non c'è niente, ci sarà qualcosa, vediamo. No. Ci sono dei quadri nascosti, queste tende non si possono prendere. Qua abbiamo detto che non c'è niente. Vediamo. Oh! Qua è dato subito buio. Attendo, quando trovi il buio la tua sanità mentale diminuisce lentamente, accedi alle luci eccetera eccetera. Quindi quando c'è buio impazziamo, dobbiamo andarci alla luce o accendere le luci. E noi ci andiamo dove c'è luce. Vediamo cosa c'è qua. C'è una maglietta. Andiamo veloci. Qua è molto più buio. Mi sa, ragazzi, che siamo quasi arrivati dove dobbiamo arrivare. Apriamo. Apriamo, apriamo, apriamo. Viaggiare verso Dover significava attraversare Canterbury, sei sicuro di fare bla bla bla. E sono mezze boiate, che sono sicuro che le cose più importanti ce le dirà magari a voce. Ecco qua che si aprono le porte a cavolo. Vediamo subito cosa c'è qua. Acqua che piove dal tetto distrutto. Casse. Possiamo saltare. Altre casse. Qua ci sono gli acciarini. Qua non si vede niente. Ed eccoci qua, ragazzi. E si continua. Stiamo cominciando ad essere. Ecco qua, ritroviamo la traccia delle macchie rosa.
qua c'è qualcosa che ci sta. C'è del vento. Oh, una lampada, una lanterna F, e si usa, va bene. Qua non sembra ci sia niente di che. Libro. Qua c'è un bel baule. Altro acciarino. Ok, nel frattempo c'è Wendy qua che guarda delle boiate. Mica come noi che facciamo cose serie. Andiamo. Non lo so, guarda, guarda, cose serie. Aspetta, prima di seguire queste tracce di sangue, ce ne mi sembra, forse. C'è un candelabro. Da qua non si poteva andare, cioè. Ok. Andiamo velocemente. Ragazzi, scusatemi se giro un tantino, per rendermi conto pure di quello che ci può essere in giro. Però sto andando quanto più al buio possibile. Ok, apri di porta. Sento dei rumori strani. Vediamo. Qua c'è sempre qualcosa di... Oh. Questo che è un baule. Che non... Qua non si può fare niente. Dei libri. Ok. E altre cose. Non sembra ci sia niente qua. No. Ho trovato qualcosina. Se me lo prendesse. Bravo. Si continua. Allora, fino ad ora l'atmosfera è macabra, senz'altro. Però non sembra essere successo niente, a parte il fatto che ci troviamo in un posto abbastanza cupo. Qua c'è luce. Vediamo un istante. Un leggero mal di testa, e per il resto va tutto bene. Ce l'ho pure nella vita di tutti i giorni, leggero mal di testa. Vediamo se c'è qualcosa qua. Questo di qua non si può aprire, abbiamo perso tempo. Apriamo questa porta e si continua. Che succede? C'è qua inquadrato questo foglio. I wish I could ask how much you remember. I don't know if there'll be anything left after I consume this drink. Vorrei chiederti quanto ricordi. Non so se ricordo niente dopo questa domanda, eccetera, eccetera. I can't tell you why, but know this. I choose to forget. C'è questo dico che ha scelto di dimenticare. C'è qualcosa. Cerca di trovare di trovare il conforto, eccetera, eccetera. Se Dio vuole, no, Alexander. Praticamente questo deve andare a ammazzare qualcuno che si chiama. Go to the inner sanctum. Find Alexander and deve trovare un certo Alexander e ucciderlo. Questo a quanto pare sembra che sia un vecchio. He will be no match for you. Redeem us both, Daniel. Ok, praticamente dice redimici entrambi, uccidi questo vecchio. Quindi mi sa che questa sia la missione. Dice questo di questa persona è anziana. Dice non ci sarà assolutamente. Oh oh oh. E questo che cos'è? Tieni premuto il tasto left mouse. Posso, va bene. Qua mi sta spiegando come aprire le cose. Vediamo se c'è qualcosa qua. Molto velocemente. Niente. Ragazzi, sembra che qua abbiamo fatto forse tutto. Addentriamoci. Qua c'è uno scarafaggi. La porta sbatte dietro di lui e sapeva che non avrebbe più rivisto il vecchio sarto di Bakery Square. Un'altra anima solitaria a Londra sembrava... Va bene, queste sono cose, insomma.
per correre ti hai premuto il tasto left shift mentre ti sposti. Intanto non ci sono promemoria, abbiamo trovato quello che dovevamo trovare. Scusate. E dunque, però non c'è una missione. Qua ci sono dei petali che ci invogliano e ci attraggono. Alexander, is it inside the castle? In a manner of speaking. Come, bring the lamp. You've been to the refinery, have you not? I don't believe I have. Questo sta andando a quanto pare una raffineria. What did you call it? Dentro il castello. Rifugio sacro. Chamber, è la camera più preziosa di questo certo Daniel. In fact, è stato castello. Qua mi dice quello, leggo quello che sta scrivendo. Vabbè, questo del castello, quello che si trova ben oltre la raffineria, dice. Boh, bullet. Oltre la raffineria. Non dire niente, tu se già sai. L'hai completato questo gioco? No. No. Perché? Come mai? Non potevo cambiare mouse in giorno. Come mai? Ah, non so. Non sai, che vuol dire? No, volavano mouse. Ti dico solo quello. Perché è un gioco buggato, rompiscatole o cosa? No, del tipo proprio la porta. Cazzo, mouse fuori dalla finestra. Oh. Ah, quindi per la paura. Ok. Ok, andiamo. È incoraggiante, ragazzi, se Bullet dice così. Allora, andiamo a vedere qua sotto cosa c'è prima di proseguire.